Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Chiara, lui è Fede e oggi apriremo dei nuovi pacchettini che sono arrivati di AliExpress. Questi sono i miei ordini, quindi sono molto molto felice di aprirli. Abbiamo fatto un bel po' di video che riguardano AliExpress e come comprare spendendo pochissimo. Infatti di solito il budget è veramente basso, qualche centesimo. Però io spero che questa volta sia arrivato i microfonini di AliExpress, quindi ho speso un pochino di più, però sarei tanto tanto felice di che siano arrivati. Adesso vediamo. Quindi una cosa sai già cosa c'è dentro? No, non lo so. Come non sai? No, non lo so. Speri che ci sia, Sì, sì. però non lo so. Perché AliExpress ha detto che dovrebbe essere arrivato, però non sono sicura. E quindi siamo armati di forbici e iniziamo. Abbiamo un paccone grande e un pacchetto più piccolo. Quindi questo è più ciccione, quindi spero in questo. E niente, quindi vediamo. Nel paccone grande ci sono tre pacchettini e uno ciccione. Quattro. E basta. E nell'altro invece ce ne sono Saranno almeno due, penso, se no. una, Uno, due due, questo è strano. e basta. Questo è strano. Teniamo quello che spero sia il più bello, come fosse Natale alla fine. Ah, E hai adesso preso vai. questo che sembra più brutto, sembra sia vuoto. Scusa. Questo mi Oh! Non sa c'è che bisognerà altro. farlo vedere poi. Sono gli stickers in teoria da mettere tipo sulle unghie, in pratica sulle creazioni. Sono dei tulipani, cioè sono dei fiori con alcuni hanno delle macchie rosse e sembrano tulipani e io li adoro i tulipani, soprattutto quanti nati adesso i tulipani. Questi mi sa che li hai presi con le monetine, però un centesimo, Sì, sicuro. eh? Non mi ricordo l'ordine perché ci scambiamo le cose poi quando troviamo e quindi questo l'hai preso con le monetine, sono abbastanza sicuro. Sì, e quando Fede trova qualche cosa carina da prendere con i buoni, di solito poi me lo dice, oppure se io lo trovo glielo dico a lui e così facciamo l'ordine doppio. Per di più il cinesino non ha chiuso la Ah bustina, no, perché quindi così la puoi ha anche usare. regalato Così la una puoi bustina usare. Sweet Trend. Vabbè, ma è fatto per Ok, conoscere. questo è bello, bello, sono felice del mio acquisto. Ok, let's Hai go. scelto quello? Sì, andiamo in crescendo. Poi diciamo che. Ah, uno è nascosto. Ah, anche questo, mi sa con le monetine. Anche questo lo faccio vedere poi da vicino, ma sono sempre degli stickers per unghie. Qui ci sono quelli belli, sono le palmine. Palmine, la lunina può La essere, conchiglia è la bella. conchiglia, però anche, beh, sono tutti Beh, belli. sono carini, Anche sì. la Tranne stellina. la scritta. Questo coso che è boom, luccichio, boh. Anche questo con le Però gli altri monetine sono mi belli. sembra. Sì, E queste cose si trovano belli, spesso con belli. le monetine. Beh, io vado con questo. No, quello è da aprire. Vai. Sono sicuro che questa roba di AliExpress. C'è una busta. Cos'è sta roba? Ma stava dentro i pacconi di Sì. AliExpress, Limited certificato di autenticità, ma di cosa? Non c'è niente. c'era il diamantino, Ah, non c'è il questo è. Sì, come diamantino. mancano qua. Madonna santa. Ma davvero hanno dato un certificato di autenticità? È un microscopico diamantino. Ma io questi li ho visti tanti volte, non li ho mai presi, perché ho detto, boh, sono Io oggi 500 stavo per monetine. riprenderlo. Questo è sicuro con le monetine, perché io oggi stavo per riprenderlo, però poi mi aveva detto che non c'era più. Ma guarda, ma hanno pure messo il timbro, cioè quelli sembra tipo sui soldi. Aspetta, leggiamo un Ma mi fa un po' strano che secondo. sia un diamantino Digital. autentico. Io non capisco. Fammi vedere. Laboratorio, ma secondo me è proprio. Ah, number, c'è il numero, vedi, è il numero seriale qua. Misura 5 mm, potrebbe essere. Taglio Dovremmo eccellente. andare a chiedere a qualcuno se è davvero un diamante, ma lo sappiamo già Ma che non è un io. diamante, è un Però. centesimo, cioè certificato che sia una Cioè. schifezza. Vabbè. Cerchiamo se è vero. Ma guarda, Ma ma ti ha messo il coso, questo è quello delle banconote. sì, ma un centesimo. Che poi non c'è scritto che è certificato che è un diamante. C'è scritto certificato
Gemological Gemological Research Association. Ma da domani ordinerò anche questi diamantini. Ma capito, cosa ci vuole inventarsi un numero scuro da due parti? Ok, scusa, ma mi mandi tutto questo e mi dici che è una... Cioè, mi mandi tutto questo, Global Gemological Research, il timbro, tutto scritto dietro. Beh, poi magari vi metto anche lo screen e il no, ma è una moissanite, è una moissanite, non è un diamante, è una moissanite. E quindi sarà un'altra pietra. Siamo andati a controllare che cosa diceva sia AliExpress sia Google. Allora, da AliExpress dice promozione, quindi era in promozione, da 9 euro scontato a 4,60, ma io l'ho pagato un centesimo. Perché ovviamente quando voi andate nella sezione quello prendi con le monetine a un centesimo, poi voi potete andare sul vostro ordine o in quel momento andare a vedere nel negozio e vi apre anche il prodotto in sé. Però se poi adesso, dopo che avete fatto l'ordine, andate a vedere, vedete quanto lo costa in questo momento, e c'è scritto promozione moissanite pietra sciolta prezzo di fabbrica più economico di colore bianco taglio rotondo gra diamante cresciuto in laboratorio. E questo è quello scritto su AliExpress. Poi tutti hanno ottime recensioni proprio perché hanno trovato tutte queste cose qua. Dimensione 1 carate. Fede l'ha scritto su Google e viene fuori: la moissanite è un raro minerale il cui reticolo cristallino è formato da un numero uguale di atomi di silicio e di carbonio, per cui corrispondente alla formula SiC. E c'è scritto prezzo calcolato 600 euro a carato, tra i 400 e i 600 euro a carato. Ora non sappiamo che cosa abbiamo comprato, però vabbè, se qualcuno sa qualcosa lo scriva qua sotto nei commenti, perché non lo sappiamo. Ok, adesso tocca a me. Eh sì, io ho trovato quello. Questo o questo? Questo. Andiamo a vettare. Ma no, ti senti? Ti senti? Ti senti? Yay! Questi sono i... No, c'è per aprire. Questi sono i... questi sono gli stampini. E si vanno un sacco adesso perché sono fatti molto belli. Sono i piedini dei... Sì, le stampine degli animaletti. No, che poi mi entrano allora tutti i peluchi. È super lucida la zampina col cuoricino, sono bellissimi. No, anche questo l'ho comprato. Ma l'avevo comprato tipo a un euro. Ah, ok. Ci sono varie grandezze, sono quelle giganti, quelle anche piccolissime. E queste sono adatte per fare i portachiavi. Anche perché sono belle spesse, quindi sì, come sì, collana ti viene giù il collo. Però queste sono belli. Ah, ma sono due lucide e due opache. Ah sì? Come capisci? Ah, è vero, lucide. È due opache. Vabbè, meglio, così se vuoi no, fare no, preferivo diverso. Quattro lucide. Però vabbè, ce lo faremo andare volta. Bene. Bello, bello. Vai. Quale vuoi che apro io? Questo. Questo. Qua sarà un wish tape. Wish tape, sì, potrebbe essere. Di scotch. Sì. Ho indovinato. Però è bello. Anche questo, bellissimo! Questo, a parte che... Allora, nell'inserzione te lo vendevano perché tu potevi fare tipo la parte di erba, poi ti vendevano la staccionata, poi ti vendevano il cielo, ma la parte di erba con i fiorellini era bellissima. Esatto, e questo non lo sapevo, hanno tipo dei cuoricini che sbrilluccicano nel mezzo, bellissimo. E poi magari fai la fottina con la luce, non sì, so se sì, si sì, vede. Sì, sì, poi fa bellissimo. Voglio vedere l'ultimo. Ok, speriamo sia quello che volevamo. Speriamo non lo rompi. Che cosa hai preso? Sì, sono i mini microfonini. Poi c'era un tizio che voleva vendermelo usato qua nei dintorni su Facebook Marketplace a 10 euro. Mi fa sì, dai, prenditelo per 10 euro, perché gli avevo chiesto com'erano. E gli avevo anche detto, io non voglio comprarlo da te, vorrei solo sapere come sono. Sì, ma 10 euro, prenditelo. E ho speso 7,50 per questo. 7,50? Sì, per me è un prezzo altissimo, ma guarda che voleva vendermelo pure a 10 euro. Ma è uno o sono due? Dovrebbero essere due. Adesso vediamo. Aspetta, facciamo che apro io.
che ne hai preso uno? No, ne è solo uno. E beh, due, come li connettevi? Ma c'era l'istruzione che ti diceva che erano due. No, sono due pezzi, uno o due. Faremo così il video. Beh, attacchiamo qui. Beh, che simpatico. Ma scusa, questo si dovrebbe connettere al telefono? Sì, tu lo attacchi al telefono. Ma se è solo uno, cosa me ne faccio? Ce lo passiamo così. Mi faceva strano fossero due. E l'inserzione ti faceva scegliere sia il tipo di attacco del telefono, perché questo è il C, e sia quanti microfonini vuoi. Allora, eccoci qua. Abbiamo provato a mettere il microfonino attaccato al telefono e in teoria dovrebbe funzionare, poi sentirete anche voi se funziona bene o no. E avevo ragione, io avevo ordinato il modello con due di questi e si chiamava K9, invece questo è il K8 che ne ha solo uno. Dimmi, dovresti tenere il microfonino vicino quando parli. No, il problema era quello, è che se lo tengo vicino a me te non ti si sente. E quando parlo prendo il microfonino, come in trasmissione TV si passano il microfono. No, nel trasmissione TV ognuno ha il suo microfonino, quindi gli ho scritto, ci saranno gli aggiornamenti se poi mi ridaranno i soldi o no, anche perché io non vorrei i soldi, vorrei avere due microfonini. Ma vabbè. Dopo scopriremo se si sente meglio quando io parlo vicino o quando io parlo lontano. Allora noi con questo piccolo spacchettamento, che però è stato molto istruttivo, vi lasciamo, vi aspettiamo qua sotto nei commenti per soprattutto spiegarci secondo voi che cos'è quel diamantino e se secondo voi sono stati utili questi acquisti. Lasciateci un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi per vedere altri spacchettamenti che ci saranno prestissimo, perché lì abbiamo altri pacchettini. Vi aspettiamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao, ciao.